Buonasera, Corrado Losito del Messaggero. Una sconfitta che brucia indubbiamente in una gara in cui il Perugia avrebbe sicuramente meritato quantomeno il pareggio. Sì, abbiamo fatto a mio avviso una grande partita, non meritavamo sicuramente di perdere, però il calcio è anche questo, è fatto di episodi che possono essere favorevoli o sfavorevoli. E sono contento di come abbiamo approcciato la gara fin dall'inizio, non ci voleva il rigore all'ultimo secondo del primo tempo. Poi abbiamo avuto una grande reazione, secondo tempo, con un po' di occasioni e ci resta un po' di amaro in bocca per il risultato, però la fortuna è che martedì abbiamo subito un'altra partita e andiamo a Brescia per fare il risultato. Buonasera Fabio Miatelli, Goleada. Buonasera. Ormai diciamo che si è quasi concluso, perché dopo c'è Brescia e Lecce, si è quasi concluso il ciclo delle grandi di questo campionato. Oggi è stato ribadito ancora di più che il Perugia c'è tra le grandi del campionato. Questo secondo te la squadra lo sa, oppure questo risultato negativo può in qualche modo modificare le cose? No, no, noi non modifica niente perché dopo questa prestazione abbiamo ancora più consapevolezza. Abbiamo consapevolezza, siamo forti, lo sappiamo. E adesso c'è un filotto di partite importanti e dovremo dare tutto per fare più punti possibili. Sì, ciao, buonasera, Buonasera. Antonino Caravella, ASSI, Agenzia Stampa Italia. Senti, ma ci vuoi raccontare che cosa vi ha detto, cioè l'arbitro, che cosa è successo effettivamente alla fine, diciamo, i primi 45 minuti dopo il fischio, perché vi ha fatto ritornare in campo, come si è giustificato? Che cosa avete capito voi da quell'intervento dell'arbitro? No, c'è stato subito un episodio dubbio che non mi ricordo, l'attaccante del Benevento ha colpito di testa e Angella è andato a saltare con lui e non si è capito bene se ha preso prima con la mano, poi con la testa. E l'arbitro ha fischiato alla fine, noi stavamo tornando in spogliatoio, poi è stato richiamato al VAR per rivedere l'episodio e ci ha spiegato comunque che era rigore e quindi cioè, doveva fischiarlo. Una gara purtroppo dove anche il pareggio stava stretto al Perugia. Una gara di episodio in episodio, strano, molto strano, perché io non ho mai visto un arbitro che fischia alla fine del primo tempo poi concede un rigore. Vabbè, comunque al di là di questo abbiamo visto, io non prendo mai scuse, ma un arbitraggio che ha sbagliato di tutto e di più. Ha influito perché sul calcio di punizione che ha scaturito poi quel rigore non c'era assolutamente fallo. Ecco, alla fine purtroppo quando un arbitro sbaglia 10 volte sempre a favore di una squadra purtroppo incide. È successo questo. Va detto perché se uno non lo dice è complice, colluso. Dal momento che abbiamo gli occhi per vedere, purtroppo oggi l'arbitro ha influenzato il risultato della gara. Sì, magari più che il rigore sono stati gli episodi un po', diciamo, metà e metà, che magari un giocatore si lasciava andare, veniva fischiato, gioco spezzettato, così. Però non ci dobbiamo attaccare a questo, perché gli episodi come oggi ci è andato a sfavore, magari la prossima volta è a favore. Però sicuramente poteva essere gestita meglio. Senti, come diceva prima il collega che mi ha preceduto, chiaramente questa sconfitta non pregiudica il buon cammino che ha fatto il Perugia fino a questo momento. Se abbiamo visto una squadra che sicuramente sul campo doveva ottenere qualcosa di più rispetto al Benevento, che una squadra costruita sicuramente per vincere o perlomeno per mirare, no, a raggiungere la Serie A. A suona anche di milioni, e il Perugia onestamente è uscito dal campo sicuramente con un risultato immeritato, come hanno detto i colleghi. Se c'era veramente una squadra che meritava qualcosa di più è stato il Perugia, perché ci ha creduto dal primo fino all'ultimo minuto, soprattutto anche quando siete rimasti anche in 10, avete cercato fino all'ultimo di ottenere il risultato, perlomeno il pareggio, che sarebbe stato meritato, ma stretto sicuramente come punteggio. Sì, anche quando siamo rimasti in 10
abbiamo avuto occasioni, comunque abbiamo spinto sempre, grazie anche ai tifosi. E sì, il pareggio ci è un po' stretto, però ripeto, gli episodi fanno la differenza. E adesso andiamo a Brescia a cercare di vincere e portare a casa i tre punti, perché abbiamo, ok, che le prime squadre, le prime sei così hanno un blasone importante, però in queste ultime partite abbiamo acquisito molta consapevolezza. Sì, ciao, Alessio Torsuoli da Perugia.com. Volevo ribadire questo concetto proprio. Quanto potete tradurre questa delusione per questa sconfitta immeritata in cattiveria agonistica nella prossima gara di Brescia? Grazie. Sì, anche subito dopo il primo tempo eravamo molto, molto arrabbiati, siamo stati bravi a non farci prendere troppo dal nervosismo. E questa partita ci servirà per le prossime, per avere anche qualcosa in più sotto l'aspetto dell'agonismo, e siamo molto carichi per le prossime partite. Avete appurato il fatto che da regolamento si può dare un rigore quando l'arbitro ha già fischiato? Perché qualcuno non è molto in linea con questa interpretazione. Sì, cioè più che altro tra di noi ci siamo detti comunque che se è rigore, cioè l'arbitro è giusto che lo fischi. Poi sì. Se è rigore, perché poteva capitare anche a noi, e bisogna vedere anche a parti inverse come avremmo reagito noi.